C'era una volta, in un tempo lontano lontano, Anna Bidone, una ragazza originaria del Sud America, molto amante delle gemme. Un giorno lei comprò degli orecchini in puro acciaio. Gli orecchini però si impigliarono nel mantello di poliestere di Capitan Tempesta, che stava strenuamente difendendo dai turchi inquinatori la città di Famagosta. Io, Capitan Tempesta, proteggerò Famagosta dai turchi, perché di sicuro non conoscono le buone pratiche dell'ecologia. Ma che cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Scusi, capitano, ma Anna aveva degli orecchini enormi e di acciaio, quindi resistentissimi, e si sono impigliati. Il capitano ed Anna cercarono di staccarsi e, tirando e ritirando, alla fine gli orecchini si ruppero. Finalmente! Ma di che materiale raro sono questi orecchini, ragazza? E Anna rispose: di acciaio, non lo vede, capitano? Ma io sono nell'alto medioevo, l'acciaio non esiste, che cos'è? Una lega, ed io non so proprio come e dove buttarli. Se capitassero in bocca ad un pesce, certamente si farebbe male. Dopo profonde riflessioni, Anna, con l'aiuto di Capitan Tempesta, inventò un contenitore apposito di plastica molto resistente, dove gettare i suoi orecchini e molti altri oggetti, tutti di puro acciaio, una volta che si fossero rotti, naturalmente. Anna chiamò il bidone Bidone, appunto, prendendo spunto dal suo cognome. Gli altri abitanti, vedendo il bidone così utile, la imitarono e iniziarono a dividere i rifiuti in bidoni di colore diverso, in base alla composizione di ciò di prezioso che vi volevano raccogliere. Ad esempio, i brick di latte nel bidone della carta, le biro e le matite in quello dell'indifferenziata, le finte spade in plastica in quello della plastica, le bucce di banana in quello dell'umido. E fu così che nacquero i bidoni della raccolta differenziata. Se tu lo vuoi, tu lo sai, ecologico, butta i rifiuti nel bidone, più forza ci darà, il nostro mondo sarà migliore. Ecologici, la mano sull'interruttore, più energia risparmierà, sprecate meno acqua, insieme, voilà, basta. Ed ora alcune testimonianze. Poesia, salviamo la terra, recita Riuso. Hey guy, insieme salviamo la natura, the nature, con coraggio e senza paura, per, dobbiamo averne cura per evitare la sventura, riduciamo l'inquinamento, wow, salvando mare, terra e vento. Tanto tempo è passato e molto abbiamo inquinato. Il surriscaldamento globale è arrivato e il buco nell'ozono si è creato. Wow! Salviamo terra per renderla più bella, perché non c'è sua gemella. Stoppa lo smog, stoppa la sporcizia, affinché con il mondo stringiamo amicizia. Tutta la gente potrà ammirare la bellezza del mondo naturale. Wow, questa non è poesia, questo è rap, guys! Ed ora, alcuni scioglilingua. Scioglilingua differenziato. Recita Riduco. La differenza tra l'indifferenziata e la differenziata è la differenza tra la civiltà e l'inciviltà. Voilà! Scioglilingua illuminato. Recita sempre Riduco. L'alluminio non illumina, ma ha avuto un'idea illuminante per la lanterna. Illumina e si butta nel vetro. Voilà! Otra vez, spagnol. E ora, per terminare, una poesia dal titolo Sistemiamo questo mondo perduto. La recita la raccolta differenziata.
me sono spassai e ho visto un ragazzai a botta botta biricai, caltreva mia la carta in del cistai, aggo bisogno d'aiuto, sistemiamo col mod che l'è perduto, fum giustizia in classite per aumentè la sua beltè, pa fè la rima, in classite che aggo bisogno ad lealtà, a lei sei papà fè la rima.